Good morning, beautiful people! Iniziamo una nuova challenge, la challenge degli articoli. Un articolo al giorno pubblicato sul blog per 30 giorni. È già iniziata in realtà, è iniziata ieri, perché ieri ho lanciato il mio nuovo sito, che vi lascio qui in description box, con un rebranding totale, nuovo logo, nuovi servizi, tutto, quindi andate a vederlo perché c'è tanta roba nuova da leggere e ovviamente ci sono anche gli articoli. È iniziato ieri, già pubblicato il primo articolo, abbiamo iniziato mezza settimana in ritardo, diciamo così perché volevo finire appunto il sito. Oggi ho pubblicato, questa mattina ho pubblicato il secondo, che riguarda gli obiettivi. Allora, come mi sono organizzata per questa challenge? Per questa challenge, da momento che sapevo che era impossibile che io scrivessi un articolo ogni singolo giorno, già da gennaio ho iniziato a prescrivere tutti i contenuti. Mi sono data l'obiettivo di scrivere 3 articoli a settimana ed è per questo che andavo il venerdì nei caffè qui della mia città a scrivere, stavo scrivendo gli articoli per il blog. E niente, ho parecchi contenuti già pronti, non li ho tutti perché dopo è arrivata la quarantena e sono arrivate le cose da fare e ho un po' poltrito, diciamo così, però ho abbastanza tempo per portare. Cioè, mi sono portata avanti abbastanza per poter riuscire a completare con successo questa sfida. Non saranno tutti articoli miei, però ho imbrogliato un po' chiedendo ad un paio di collaboratori, di professionisti, di appunto scrivere l'articolo. Ho chiesto a Valentina di Installata Diritto di scrivere un articolo proprio su come lanciare un business online dal punto di vista legale e ho chiesto a Giulia di Nema Washi Studio di scrivere un articolo sul branding. Quindi quelli sono, anzi, dato che questo video arriverà dopo tutto, se non li avete letti, vi lascio il link appunto al blog qui sotto e trovate tutti i contenuti. Tantissimi, ho cercato veramente di fare dei contenuti di valore e non dei contenuti così tirati via, per questo ho voluto scriverli per tempo. Ora sono qua con il mio cavalletto. Ho appena registrato un video per IGTV in cui spiego i miei nuovi servizi, soprattutto il percorso di consulenza perché è un po' più complicato e quindi ho voluto fare un video e tra l'altro adesso lo registrerò per YouTube, se riesco, perché questa mattina mi impappino abbastanza. E niente, vi tengo aggiornati. Al contrario degli altri video, perché ovviamente mi sono portata avanti, in questo vlog della challenge vi tengo aggiornati sui risultati. Quindi guarderemo magari assieme le statistiche, vedremo se appunto, che ne so, la gente commenta, se è contenta, se i miei profili crescono, non ne ho idea. Qualsiasi cosa succede, terrò traccia in questo vlog, perché l'obiettivo, vi ricordo, è vedere se effettivamente una strategia di contenuti fatta bene e potenziata così tanto, perché solitamente un business non pubblica un articolo al giorno, almeno un business con solo una persona. Quindi vediamo se una strategia di contenuti così forte, provoca effettivamente una crescita o comunque qualcosa all'interno della popolarità del business. Adesso vado a registrare il mio video. Eccoci qua, è maggio. È un mese dopo dall'ultimo video che ho fatto. Aprile è stato un mese interessante, molto intenso, sempre in quarantena ovviamente, però carico di lavoro.
quindi non ho fatto aggiornamenti, anche perché mi sono resa conto che onestamente negli ultimi video delle challenge tendevo a dire sempre le stesse cose e quindi ho detto è inutile che faccia un video ogni settimana e ripeta continuamente le stesse cose, preferisco fare un video riassuntivo alla fine e raccontare appunto i risultati. Allora, aprile challenge, un blog post al giorno per 30 giorni. È stato molto interessante vedere quante effettivamente quante persone siano ancora interessate agli articoli sul blog. L'obiettivo era proprio questo, era vedere se la gente continuava ad essere interessata a questo tipo di contenuto, nonostante la tendenza generale sia quella di andare verso contenuti più veloci da consumare sui social. Questo perché? Perché ovviamente i contenuti del blog portano più valore reale al business piuttosto che ai contenuti social. Uno, perché hanno una durata di vita molto più lunga, e proprio sul blog, sull'articolo che ho scritto, che trovate in description box, vedete, vi ho fatto proprio anche un diagramma utilizzando un'infografica, cioè proprio mi sono lanciata così, per farvi vedere quanti micro contenuti può regalarvi un solo articolo sul vostro blog, se è scritto bene, se è ricco di valore. E due, perché ovviamente ci porta anche traffico da quella che può essere per esempio la SEO, quindi motori di ricerca. E tre, perché ci appartiene? Perché i contenuti che noi realizziamo sui social sono importantissimi, ma hanno valore fin tanto che ha valore la piattaforma. Se il pubblico smette di utilizzare Instagram e si sposta su un altro social media, cosa che succederà sicuramente a un certo punto, tutto il lavoro che tu hai fatto unicamente sui social non avrà più senso perché tu non potrai trasportare quel contenuto sull'altra piattaforma, resterà lì. E quindi è importante investire sul blog, però c'è sempre questa titubanza sul fatto che le persone leggono gli articoli sul blog oppure no. Quindi l'abbiamo provato. E per quanto mi riguarda, sì, la gente legge ancora gli articoli sul blog. È chiaro che li legge meno rispetto a quello che era una volta, però comunque vengono letti. Il mio sito nel mese di aprile ha avuto un incremento di traffico. Adesso vado a riprendere le statistiche. Dov'è? Ha un aumento di traffico del 60%. E il 26% del traffico proviene anche da ricerche Google, quindi vuol dire che comunque anche il posizionamento SEO, la creazione dei contenuti, ci permette di avere un traffico che non venga solamente dai social network, quindi persone che ci seguono lì e che sapendo che abbiamo pubblicato un nuovo contenuto vanno a vedere, ma persone che ci trovano proprio grazie a Google. Quindi ottimo. Interazioni sotto l'articolo non troppe, però va bene lo stesso anche perché ho ricevuto più che altro messaggi in direct sui social o via email di persone che appunto mi hanno fatto i complimenti, che hanno letto gli articoli, hanno applicato i consigli che ho dato, quindi ho avuto i miei feedback lo stesso. Cosa molto importante, io proprio per vedere il mio obiettivo era fare un esperimento e quindi io non ho spinto tanto questi contenuti che ho creato. Per esempio, io su Facebook penso di averne pubblicati anche solamente due. Mi limitavo a fare una storia il giorno che veniva pubblicato un nuovo articolo dicendo è stato pubblicato un nuovo articolo e a mandare una newsletter ricapitolativa la domenica, in modo che ci fosse appunto un recap di tutti i contenuti che erano stati pubblicati. Basta. Questo ovviamente non è, come ho detto anche nell'articolo, non è una buona pratica dal punto di vista del marketing e della comunicazione, perché ovviamente se tu crei un contenuto devi portarlo fuori da quella che è la sua custodia, che è il tuo sito, il tuo blog, perché altrimenti le persone non lo fanno fatica a trovarlo e anche Google fa fatica a trovarlo e quindi a indicizzarlo.
Quindi non è una buona pratica, però è stata una scelta consapevole finalizzata all'esperimento, perché io non volevo vedere se necessariamente se una strategia di contenuti mi avrebbe fatto crescere in maniera esponenziale, ma volevo vedere se le persone erano effettivamente interessate ai contenuti del blog. E quindi diciamo che ho ricevuto la mia risposta, anche se mi sarebbe piaciuto vedere dove sarei potuta arrivare con una strategia proprio fatta ad hoc, perché se questi sono stati i risultati che ho ottenuto non facendo praticamente niente se non pubblicando il contenuto, mi immagino sarebbe stato almeno il doppio o il triplo con una strategia fatta a modo. Però c'è sempre tempo perché, come dicevo appunto nell'articolo, un contenuto che io pubblico oggi in realtà lo posso utilizzare per sempre, lo posso riproporre tra un anno, fra 3 mesi, fra 3 anni. Se resta coerente con la situazione che si sta vivendo, ha un ciclo di vita veramente lunghissimo. Quindi tutti i contenuti che ho pubblicato durante questo mese verranno utilizzati e non verranno solamente lasciati lì a impolverarsi all'interno del mio blog, non vi preoccupate. Cos'altro vi voglio dire? Ah, cosa importantissima, scusate, ma sto rileggendo l'articolo, appunto vi faccio riferimento dopo se volete andarla a leggere perché ci sono tutte le cose spiegate bene nel dettaglio. Però la cosa che mi sono anche chiesta è quanto tempo ho speso per creare questi articoli. Io alla fine ho scritto 24 articoli, perché ne ho pubblicati di più, ma sono stati scritti anche da altre persone. Quindi io ho effettivamente scritto 24 articoli e sono andata a farmi i conti di quanti giorni io ci ho speso. Io ho iniziato a metà gennaio, dopo che mio fratello e la sua moglie, dopo che le vacanze di Natale sono, diciamo, sono finite, tutti erano tornati a casa loro, ho iniziato ad andare ogni venerdì in un caffè della mia città, come vi ho detto nella prima parte del video, per scrivere. Mi ero data l'obiettivo di 3 blog post al giorno, ma a volte ne ho scritti 2, a volte ne ho scritti 4. Quindi praticamente sono contando tutti i venerdì dal momento in cui ho iniziato all'inizio della quarantena, sono 8 venerdì, quindi 8 giorni. E anche se in realtà molto spesso ho lavorato solamente o la mattina o il pomeriggio, quindi meno di 8 giorni. E ho scritto 24 articoli, 24 articoli che io ho pubblicato tutti in un mese, ma come dicevo prima, rarissimamente troviamo un blog di un business che pubblica un articolo al giorno. Solitamente è un articolo a settimana, 2 articoli al mese, eccetera. Quindi, con l'obiettivo, per esempio, di pubblicare 2 articoli di valore al mese, io avrei potuto sfruttare questi 24 articoli per un intero anno. Quindi, investendo 8 giorni di lavoro. Non necessariamente di fila, appunto, io ne avevo una settimana per 8 settimane, ho creato abbastanza contenuti per coprire un anno intero. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere perché tendenzialmente quando si tratta di creare contenuti ci diciamo non ho tempo, appunto sono troppo impegnata, eccetera, eccetera, ma non hai tempo per trovare 8 giorni, anzi meno, in un intero anno da dedicare alla tua strategia di contenuti. Anche perché, come dicevo nell'articolo, e lo faccio proprio vedere con i numeri, da un articolo voi potete potenzialmente tirare fuori 43 contenuti, 43 micro contenuti da poter proporre su varie piattaforme, quindi sul podcast, sulla newsletter, sui social, sulle storie, su YouTube, 43 micro contenuti. Cioè, con 43 micro contenuti voi ci coprite mesi e mesi di contenuto, di interazione, di valore, eccetera, eccetera. Quindi pensiamo bene effettivamente dove noi investiamo il nostro tempo, perché sì, è molto più veloce fare un post su Instagram rispetto che scrivere un articolo per il blog.
Ma un post Instagram è un solo contenuto, mentre un articolo può creare 43 micro contenuti, quindi decisamente maggiore come numero e il potenziale altissimo. Quindi niente, io vi rimando appunto all'articolo che lascio qui scritto in description box. Andate a leggerlo, andate a dirmi cosa ne pensate. Spero veramente che questo esperimento vi abbia aiutato, a me ha aiutato tantissimo, infatti ho deciso di continuare a investire sul mio blog. Nei prossimi mesi ho creato un calendario proprio editoriale, mi sono organizzata benissimo, mi sono creato un calendario editoriale per i prossimi mesi. Ho scelto categorie diverse, quindi ho scelto di parlare di marketing, quindi darvi ovviamente dei consigli perché quello è il mio campo, marketing, comunicazione, eccetera. Ho scelto di parlare anche di stile di vita, di bilanciamento tra vita personale e vita lavorativa, di crescita personale, perché sono argomenti che secondo me sono molto importanti. Adesso sono un po' di moda, però ci sono ancora tante persone che non investono nella loro crescita personale, nel loro benessere mentale, quindi far capire anche l'impatto che la nostra salute mentale, il nostro benessere ha sulla nostra produttività e sulla nostra carriera, secondo me è fondamentale perché lì potrebbe effettivamente esserci lo shift e convincere molte persone a prendersene più cura. Poi ho deciso di iniziare anche una serie di articoli più legati all'immagine. L'immagine, la grafica, quindi parleremo magari di strumenti, parleremo della componente visiva. Io ho studiato visual design, ho appunto un piccolo master in visual design e visual communication, però non sono assolutamente una grafica, quindi non creo loghi, non creo pattern, non sono un'illustratrice, non sono brava a disegnare, però il campo grafico, estetico, visivo mi piace molto, anche perché sono una bilancia, quindi attratta costantemente dalle cose belle. E la componente visiva è molto importante all'interno della comunicazione, quindi ho deciso di condividere con voi un po' questa mia passione e questi punti di ispirazione. E in più ci sarà anche una sezione dedicata a professionisti esterni, quindi persone che appunto sono professionisti della comunicazione, magari o del business, però con un approccio diverso dal mio, con una specializzazione diversa dalla mia, che vi regaleranno dei contenuti di valore proprio per darvi consapevolezza, darvi consigli e per me è anche molto importante appunto presentarvi altri professionisti, perché online c'è di tutto, ma bisogna anche capire le persone giuste alle quali affidarsi. Quindi io faccio il lavoro sporco e diciamo, creo la mia selezione di persone fidate, di persone in cui credo e ve le presento. Così avete la possibilità, nel caso vi servisse un commercialista, un rappresentante legale, un grafico, una persona specializzata nel branding, qualsiasi cosa avrete possibilità di avere un punto di partenza almeno per iniziare. Io vi saluto e vi do appuntamento tra qualche settimana per il video Coffee Talk. A questo proposito, vi invito a lasciarmi eventualmente qui nei commenti delle vostre domande o dei suggerimenti sull'argomento che vorreste affrontare nei prossimi video Coffee Talk. Vi ricordo che il video Coffee Talk per me è proprio una chiacchierata informale su comunicazione, crescita personale, imprenditoria, vita di tutti i giorni. Quindi se avete delle domande, se avete voglia di sentire la mia opinione su un determinato argomento, potete lasciarlo qui nei commenti e se posso rispondere, appunto, risponderò durante il prossimo video Coffee Talk. Io vi saluto e vi auguro una bellissima giornata. Ciao!